scelto il rapporto tra legalità e sviluppo del territorio è un tema sicuramente centrale. È un tema centrale perché tiene insieme, da un lato ovviamente, la tenuta proprio delle nostre istituzioni, la forza della democrazia, la qualità del vivere insieme in una comunità, e dall'altro un indicatore dello stato di salute di una società, dello stato di salute di un'economia. Ed è sicuramente un tema particolarmente attuale, caldo, purtroppo in questi giorni ci sono anche i recenti fatti di cronaca che riguardano l'ordine del giorno il tema del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione nel nostro paese. Quindi sicuramente un tema più che mai attuale, e ovviamente è un tema da cui passa anche un pezzo importante della nostra economia, perché noi sappiamo che se il rispetto della legalità, la lotta alla corruzione è prima di tutto un tema culturale, è prima di tutto un tema culturale, prima di tutto un tema di democrazia, ha sicuramente anche un impatto economico. Bisogna chiederci quanto ci costa la corruzione, quanto costa alle nostre aziende, alle nostre imprese, a chi invece opera in modo pulito, in modo corretto, in modo legale, per fortuna sono la maggior parte degli operatori economici che operano nell'ambito della correttezza e del rispetto delle regole, una perdita di vantaggio competitivo rispetto a chi invece ha un risparmio di costi da operare al di fuori delle regole, e quindi in termini di vantaggio anche in termini di concorrenza. Non a caso spesso si calcola non soltanto quanto produce il malaffare, ma anche quanto non si produce a causa del malaffare, di tanti operatori che verranno posti fuori dal mercato, fuori dalla concorrenza, a causa appunto del mancato rispetto delle regole. Noi sappiamo che purtroppo la corruzione e l'illegalità è probabilmente alla fine quasi la tassa più ingiusta, più odiosa per gli imprenditori, perché è un prezzo che pagano rispetto agli altri soggetti con cui si trovano concorrenti sul mercato. E sappiamo anche che è un tratto che più volte torna nel nostro sistema, nel nostro paese, e con cui in qualche modo conviviamo da tempo, ma per fortuna non ci siamo abituati a conviverci. Continuiamo a scandalizzarci giustamente per i fatti di malaffare, di illegalità che si ripetono nel nostro paese. Ecco perché noi continuiamo ad andare avanti con determinazione e con convinzione nella lotta contro la corruzione. Non possiamo che condividere le parole del nostro Presidente della Repubblica, che proprio ieri, parlando di fronte ai sindaci, a Lanci, ha ricordato come l'Italia non sia un malato incurabile, come la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, all'illegalità debba restare una battaglia forte, sentita, condivisa per tutti noi, impegnati ovviamente nelle istituzioni, ma impegnati anche come singoli cittadini nella nostra attività quotidiana, nei singoli aspetti della nostra realtà. Ed ecco perché questo governo, sicuramente fin dai primi giorni, dall'inizio della sua esperienza, ha tenuto alta l'asticella di attenzione, di allerta nella lotta all'illegalità e alla corruzione. Noi ci ricordiamo come 20 mesi fa, quando è nata l'esperienza di questo governo, eravamo forse nella fase più critica dell'Expo, perché erano proprio i giorni e le settimane in cui stavano emergendo tutti gli scandali legati a, appunto, alla corruzione, al mancato rispetto delle regole per la realizzazione delle opere di Expo. Tanto è vero che molti in quella fase ci suggerirono con il nuovo governo di non metterci la faccia, di non lasciarsi coinvolgere l'Expo, perché sicuramente sarebbe stato un fallimento. È vero, ce l'hanno detto fino a pochi giorni prima dell'apertura, il 1° maggio, che non avremmo fatto in tempo ad aprirlo, che Expo sarebbe stato un insuccesso per il nostro paese. Invece questo governo ha voluto fortemente credere nella sfida di Expo come un'occasione di rilancio del nostro paese, e ha voluto proprio per questo subito istituire l'autorità nazionale contro la corruzione, chiamando Raffaele Cantone a presiedere l'ANAC e impegnando l'autorità fin dai primi giorni proprio su Expo per salvaguardare il rispetto delle regole nella realizzazione dei lavori di Expo. E questo ha portato non soltanto a concludere i lavori in tempo e a concluderli nel rispetto delle regole, ma anche ad avere l'occasione per il nostro paese di rilancio, un'occasione che ci ha portato in questi 6 mesi ad avere oltre 21 milioni di visitatori ad Expo, che sono arrivati non soltanto da tutte le parti d'Italia, per fortuna, ma da tutte le parti del mondo, capi di Stato, celebrità internazionali. Oggi pomeriggio saremo a Milano con il Presidente della Repubblica per chiudere questi 6 mesi di Expo, e possiamo dire oggi che è stato un successo nel nostro paese. Tutti noi possiamo essere orgogliosi del risultato di Expo, che non era però scontato mesi fa. Allora, come ha funzionato Expo attraverso il lavoro che ha fatto il governo con l'autorità nazionale di corruzione, con i suoi presidi sul territorio di rilancio per Milano, ma anche di lotta alla corruzione?
vogliamo che il modello di Expo sia il modello di Roma per il Giubileo. Ecco perché la scelta di chiamare il prefetto di Milano come commissario di Roma va in questa direzione, nella direzione di fare anche del Giubileo un'occasione di rilancio per la città di Roma e tutti i punti di vista. Ma sicuramente l'impegno di questo governo, della maggioranza che sostiene questo governo, è stato anche per avere nuove regole. Noi pensiamo al lavoro che abbiamo fatto in Parlamento in questi 20 mesi. A maggio scorso il Parlamento ha approvato delle nuove pene molto più severe, molto più rigide, legate alle reati di corruzione oltre che mafiosi, e soprattutto ha introdotto termini molto più lunghi della prescrizione, perché nessuno possa essere non sottoposto a processo, all'accertamento di eventuali responsabilità. Ha previsto l'obbligo di restituzione molto forte dei pubblici ufficiali che abbiano ottenuto delle somme proprio a causa della compimento della commissione, è introdotto per la prima volta anche nel settore della protezione, non soltanto della mafia e della criminalità organizzata, la possibilità di avere sconti di pena per chi denuncia, per chi collabora. Ed è veramente un cambio di prospettiva importante che da anni gli operatori, i magistrati, chi era chiamato a dover accertare anche la responsabilità nel settore della corruzione, chiedeva come elemento anche di maggior forza per le indagini e poi per lo svolgimento dei processi. Ma un altro tema che sicuramente si collega al tema della legalità e dello sviluppo economico non è soltanto strettamente legato ai fenomeni corruttivi. Io credo che in questa direzione vadano anche le norme che abbiamo approvato sempre la scorsa primavera, grazie anche all'azione di questo governo, introducendo i reati ambientali per la prima volta nel nostro ordinamento. All'inizio della mia esperienza parlamentare, poi ho fatto parte del governo, vedo organizzato proprio qui alla Rese, intervenne un convegno con il dottor Rossi in cui discutevamo dei reati ambientali, e a quel tempo era un progetto, era sicuramente un'ipotesi che molti di noi condividevano, ma nulla più che un progetto che peraltro si era trascinato anche nelle legislature precedenti senza arrivare poi a diventare completamente legge. Oggi possiamo dire che questa legge c'è, e anche questo è un presidio di legalità rispetto a fenomeni di, non soltanto rispetto a tutela del territorio e dell'ambiente, ma anche di altri fenomeni che sono corruttivi e al tempo stesso di anticoncorrenziali. Sicuramente è importante l'assetto delle regole, l'assetto delle pene, della repressione, ma altrettanto importante è mettere però gli operatori economici in condizione di lavorare senza avere un eccesso di complicazione delle norme che sono chiamati a rispettare, perché è molto più facile che si insinui il malaffare e la corruzione in un ambito normativo che non è chiaro e che è troppo pesante. Il primo presupposto per poter rispettare le regole è conoscerle, e riesce a conoscerle soltanto se il quadro è semplice, è chiaro, è determinato. Ecco perché nella lotta alla corruzione non è importante soltanto l'inasprimento delle sanzioni, ma è importante anche un'opera di alleggerimento del peso della burocrazia che vogliamo realizzare con la riforma della pubblica amministrazione, che adesso è nella sua fase attuativa, per mettere in condizione chi opera in questi settori di avere un quadro normativo di riferimento più semplice. E allo stesso tempo va in questa direzione anche il nuovo codice degli appalti, che si basa molto sulla soft regulation, sul ruolo sicuramente di primo piano anche nell'individuare le linee guida accanto al governo dell'autorità anticorruzione, ma cercando anche di semplificare in parte le regole. E io spero davvero che dopo questo passaggio alla Camera nelle prossime settimane il Senato possa approvare in via definitiva all'inizio dell'anno, perché è sicuramente un passo ulteriore in avanti in questa direzione. Ma se importante è la cornice normativa nazionale che poi si opera, altrettanto importante è creare, possiamo dire forse dal basso, dal territorio, una condivisione, come diceva prima, di valori e di legalità diffusa, che avviene soltanto attraverso un confronto, un dialogo vero che può esserci tra le istituzioni, tra le associazioni di categoria, tra gli imprenditori, chi opera direttamente sul territorio. E in questo senso anche il protocollo che verrà firmato questa mattina credo che sia un segnale importante non soltanto di rispetto delle leggi, ma di pratica delle leggi, in concreto facendo proprio tesoro il patrimonio comune e condiviso dei valori di rispetto della legalità. Allora credo che da questo punto di vista possa essere anche un auspicio, in qualche modo anche un monito per tutti noi, del piano che ha fatto anche il Santo Padre, proprio nella bolla con cui ha eletto il Giubileo, che è da poco più di un mese, cioè le porte di Roma. Proprio nella bolla Papa Francesco ci richiama alla lotta contro la corruzione. La corruzione, se lui dice, ci priva del futuro, ci priva della speranza del futuro. Ecco allora perché tutti insieme credo ci sentiamo impegnati
nella lotta contro l'illegalità, nella lotta contro la corruzione, perché se non combattiamo in modo aperto, in modo pubblico, in modo frontale la corruzione, in qualche modo ce ne rendiamo complici e in qualche modo perdiamo tutti delle occasioni di futuro. Grazie. Saluto il Presidente della Provincia, il signor Roberto Masani.